Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove gli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliavano e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a venerdì 12 gennaio 2024. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo secondo di San Marco, versetti 1-12. Interessante, no? Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». E quindi? E quindi poi lo prendono e lo ammazzano. Ovvio, no? Conseguenza logica. Non abbiamo mai visto nulla di simile. E quindi? E quindi tra un po' di capitoli ti metteremo in croce. Logico. Compi miracoli, guarisci i malati, abbiamo mai visto nulla di simile, tutti che lodano Dio, tutti che si meravigliano, e poi tutti che lo prendono lo mettono in prigione, permettono che venga flagellato, torturato, picchiato, pestato, sputato, abbandonato e crocifisso. E neanche gli portano la croce per quel poco di strada che doveva fare, perché era ridotto a... ridotto che cosa? Una massa di sangue che camminava. Incredibile. Incredibile come noi uomini siamo in grado di essere di volta faccia e come siamo inconsistenti. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del testo Cammino di Perfezione di Santa Teresa di Gesù. Mi ha colpito l'altro giorno che è successo un fatto e allora una cosa banalissima, semplicissima, cioè proprio una roba, e allora io ho detto a una persona: beh, bisogna fare questa cosa, no? Perché toccava a lui fare questa cosa, quindi ho detto: falla. E questa persona mi risponde: no. No, prima bisogna chiedere al capo. Oh, miseria! Ho detto, anche per una cosa così, che mi sembra così piana, così semplice, così facile, della quale poi avete già parlato, che avevate già concordato, miseria, devi chiedere al capo tutto. Tanto che mi è uscita un'espressione nella quale ho detto: beh, non è mica Dio.
Poi tornando con la memoria sulla vicenda, nella preghiera mi sono detto, beh, perché noi con Dio chiediamo tutto. Noi a Dio chiediamo proprio le cose più piccole anche, prima di farle. Chiediamo il permesso, chiediamo il consenso, chiediamo la benedizione per ogni più piccola cosa prima di farla. Io ho risposto, non è mica Dio, sì, però dall'altra parte mi sarebbe potuta arrivare la risposta del tipo: perché tu a Dio chiedi tutto, tu sei così bravo e così santo che a Dio chiedi il permesso per fare ogni cosa? Abbiamo una grandissima attenzione per gli uomini, per le cose degli uomini, ma quando si tratta di Dio siamo svelti, molto svelti. Noi siamo molto facili a fare quello che vogliamo, quando vogliamo, dove vogliamo, nel modo che vogliamo. Poi diciamo, sì, vabbè, questa è la volontà di Dio, sì, perché ho deciso io. La volontà di Dio poi alla fine corrisponde alla mia, no? Io credo che avremo delle sorprese incredibili quando moriremo. Temo che avremo delle sorprese veramente impressionanti. Paragrafo sesto. O sovrano mio Dio, potenza infinita, bontà suprema, sapienza eterna, senza principio e senza fine. Voi le cui opere non hanno limite, le cui perfezioni sono incomprensibili e infinite, oceano senza fondo di meraviglie, bellezza che in sé comprende ogni bellezza, voi che siete la forza medesima, se in questo momento gran Dio potesse avere tutta la sapienza e l'eloquenza degli uomini, come potrei far meglio comprendere per quanto è a noi concesso, già che la nostra scienza non è che ignoranza, alcuna di quelle vostre molte perfezioni che meno imperfettamente fanno conoscere chi siete voi, nostro Signore e nostro bene. Ecco, vedete, proprio ieri parlavamo dell'importanza della riverenza, magari evitando di fare, ad esempio, mi viene in mente anche questo adesso, magari evitando di portare il cane in chiesa, per esempio. Che non si capisce perché in chiesa sì e in ospedale no, in sala operatoria perché non posso portare il mio cane? Perché? Il mio tato, come lo sento chiamare, no? Il mio tato, vieni tato, ecco il mio tato, perché non lo posso portare in sala operatoria? Per esempio, perché non lo posso portare nello studio del dottore quando vado a fare le ricette? Perché il tatto non lo posso portare quando vado a fare la spesa al supermercato e deve star fuori? Per esempio. Ma in chiesa non si capisce bene perché. Tutto si può fare, tutto. Ai miei tempi, che voglio dire, io non sono contemporaneo di Santa Teresa, ma ai miei tempi, quando ero ragazzo io, neanche quando ero ragazzo io, fino a qualche anno fa, era impossibile pensare di portare un cane in chiesa, ma proprio alla messa. Portare il cane alla messa, impossibile. Impossibile. Io ho avuto una cagnolina per 17 anni, ma l'ho mai portato una volta in chiesa. Mi è mai stato in testa di portare il cane in chiesa, ma neanche per se la chiesa fosse stata vuota non c'era nessuno, mai portato il mio cane in chiesa. Adesso invece va bene tutto, forse perché per primi va bene a noi preti, non so, noi sacerdoti come reagiamo, ma sapete, noi
Non stiamo lì a fare i rigidi. Oggi va di moda questa cosa. Quando hai le idee chiare, quando ti permette di avere un pensiero autonomo, no? Quando ti permetti di ragionare da essere umano usando i doni che ti ha dato Dio, quando ti permetti di essere logico e quando ti permetti di avere una solidità e struttura interiore e quando ti permetti di dire sì e no, non ni, sei rigido. Oggi sei rigido. Oggi sei dogmatico, rigido. E allora per non essere rigidi, diciamo sì, va bene. Chissà questo sì va bene se ha un limite. Tanto mi chiedo, ma ha un limite sì va bene? Cioè c'è qualcosa per la quale arriva un momento, un punto in cui diciamo no. Questo no. Può passare tutto, ma non questo. Questo non può passare. Questo no. No, perché il cane in chiesa va bene, il mercato in chiesa si va bene, il chiacchiere in chiesa si va bene, e tante altre cose si va bene, ma quando no? Vedete, io mi sono fatto questa idea. Per quello che riguarda Dio, si va bene sempre. Non c'è un limite. Perché tanto a me cosa mi interessa? Mica riguarda me. Quando invece riguarda me, ah, cari miei, quel sì va bene improvvisamente sparisce. E tutto viene scandagliato fino all'ultima virgola. E se non è tutto secondo quanto c'è in testa io, voglio io, secondo i miei capricci e vizi, è no, un no secco e senza pietà, è no, punto. È perché riguarda me, perché ci voglio di mezzo io. Ripeto, avremo, penso, mi sembra, probabilmente grosse sorprese davanti al giudizio di Dio. E questo paragrafo sesto di Santa Teresa viene proprio a calzare perfettamente con quello che appunto dicevamo ieri, quando lei diceva: stiamo attenti che l'umiltà di Gesù, del nostro Re, non mi impedisce certo di essere ascoltato, di stare innanzi e quant'altro, però le diceva: nel sopportare la sua presenza essere tanto ripugnanti come me. Appunto, capite la differenza di cui parlavamo ieri, no? Di questa, quella che lo scrive bene: potenza infinita, bontà suprema, sapienza eterna, senza principio e senza fine. Io invece non sono tutto questo, capite? Sì, devo dire che alle volte sembra di incontrare qualcuno che si sente un po' così, no? Potenza infinita, sapienza eterna, senza principio e senza fine, no? Ok? Senza un limite, le cui perfezioni sono incomprensibili, infinite. Vabbè. Però questo è un problema psichiatrico, ha un nome preciso e vabbè, purtroppo non è che sono tutti sani. Paragrafo settimo. Ma per questo, figlioli, bisogna che vi avviciniate a Lui. E appena gli sarete innanzi, comprenderete chi Egli sia, con chi voi parlate, o già con chi volete parlare, o già forse parlate. Tuttavia, neppure dopo mille vite potete comprendere degnamente come merita di essere trattato questo Dio, innanzi a cui tremano gli angeli. Egli può tutto, impera su tutto e se è suo volere è operare. Sposi suoi come siamo, è ragionevole che cerchiamo di conoscerlo, per allegrarci delle sue grandezze e vedere come deve essere la nostra vita. Gran Dio, nel mondo, quando si tratta di contrarre matrimonio, si cerca prima di conoscere chi sia quelli che si vuole sposare, le sue qualità, le sue sostanze. E perché noi,
che siamo già sposati e non dovremmo pensare al nostro sposo almeno prima delle nozze, avanti di entrare nella sua casa? Se nel mondo non si proibisce questa cura a chi intende sposarsi con uomini, perché sarà proibito riconoscere chi sia il nostro sposo, chi sia suo padre, qual è il paese in cui ci deve condurre, qual è la ricchezza che ci promette, qual è il suo carattere, che si debba fare per contentarlo, in che cosa compiacerlo e studiare il modo di conformare il nostro al suo carattere? Non è forse questo che si consiglia alla donna perché sia una buona sposa, anche allora che si unisce un uomo della più bassa condizione? E sarà mai vero, mio sposo, che adattandosi di voi si debba far meno che non con gli uomini? Se il mondo non approva quel che dico, lascia almeno in pace le vostre spose, che devono stare con voi tutta la vita. Oh, vita felicissima, quando uno sposo sia talmente geloso della sua sposa da non volere che ella parli con altri ma soltanto con lui. È forse ben fatto che la sposa non cerchi di contentarlo, specialmente se vede che il motivo per cui non deve trattare con altri è perché trova nel suo sposo tutto quello che desidera? Comprendere questa verità, figliole, è già fare meditazione. Se volete aggiungere qualche preghiera vocale, fate pure, ma non vogliate pensare ad altre cose, perché sarebbe un ignorare del tutto cosa voglia dire meditazione. Credo di averla spiegata sufficientemente. Piaccia ora a Dio che sappiamo praticarla. Amen. Allora, che cosa scrive Santa Teresa? Dobbiamo avvicinarci a Gesù. Stare innanzi. Comprendere chi egli sia. Con chi volete parlare, o già forse parlate. Vedete che richiamo la coscienza, la consapevolezza, no? In chiesa si fa questo. Anche se non bastano mille vite per comprendere come degnamente merita di essere trattato questo Dio innanzi a cui tremano gli angeli. Vedete che Santa Teresa è molto chiara, eh? Neanche mille vite servono, bastano, per comprendere degnamente come merita di essere trattato. Quindi cerchiamo di conoscerlo, dirà le grazie delle sue grandezze e vedere come deve essere la nostra vita. E poi è bellissimo questo paragone che fa con le spose del mondo, no? Quindi pensare al nostro sposo prima delle nozze, prima di entrare nella sua casa. Fare la comunione del resto non è un matrimonio, di più di un matrimonio interiore. Quindi conoscere chi sia il nostro sposo, chi sia suo padre, in quale paese in cui ci deve condurre, le ricchezze, il suo carattere. Ci saremmo chiesti qualche volta, ma qual è il carattere di Gesù? Gesù ha un carattere. Che cos'è che devo fare per renderlo contento, dice Santa Teresa? Cosa devo fare per compiacerlo? Che cosa devo fare per conformare il mio carattere al suo carattere? Questi sono i ragionamenti di una vera sposa. Noi li facciamo? E lei dice, perché se così si fa tra gli uomini bisogna far di meno con voi? Lo stesso discorso che facevamo prima, della riverenza, quando vi parlavo del tatto e non solo. E c'è scritto qui, perché si debba far meno? Se il mondo non approva, pazienza, noi andiamo avanti lo stesso a vivere sereni. E andiamo avanti in pace, che ci lascia in pace il mondo di vivere quello che vogliamo vivere. Ecco, e poi è bello, no? Quando le dice, quando uno sposo sia talmente geloso della sua sposa, da non volere che la parli con altri, ma soltanto con lui. Il motivo?
perché trova nello sposo tutto. Tutto. Questa è la verginità, eh? Questa è la verginità di cui tante volte abbiamo già parlato. Questa è la verginità. Comprendere questa verità è già fare meditazione. Ecco, vedete. Questa per Santa Teresa è già fare meditazione. Qui c'è una nota interessante. Allora, vediamo. Lei dice: non lasciatevi intimorire da nessuno, capito? Servite fedelmente il Signore, che è il più potente di tutti, nessuno ve lo potrà rapire. Se alcuno di voi, quando prega vocalmente, non lo fa con l'attenzione richiesta, sappia che non soddisfa i suoi obblighi. Se vuol pregare perfettamente, vi si deve applicare con tutte le forze. Sotto pena di fallire al suo dovere di sposo in un terre, supplicatelo, figliole mie, che conceda pure a me di soddisfare questo obbligo, perché io ne sono molto lontana e piace a Dio che presto vi riesca. Quindi servire fedelmente il Signore. Questo è il nostro compito. Perché nessuno ce lo può rapire il Signore. E non dobbiamo lasciarci spaventare da nessuno. Dicono quel che voglia. Ecco, è importante quando preghiamo, se vogliamo pregare perfettamente, di metterci tutta la nostra persona, di avere il nostro tempo e tutta la nostra persona, il nostro amore. Ecco, questo è fondamentale. Bene, dalla prossima volta inizieremo il capitolo 23. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.